È qui che Giorgio La Pira nasce il 9 gennaio del 1904, inizio del XX secolo, 10 anni prima dello scoppio della Grande Guerra. Questa è una discoteca, era. Io giovane avevo questi locali e ho voluto adoperarla a discoteca, col beneplacito naturalmente dello zio Giorgio, perché nulla si faceva se non c'era il suo benestare. Ecco la madre di La Pira, Angela Occhipinti, sarta. È una foto di Giorgio, il primogenito, con 3 dei suoi fratelli. E questo è il padre Gaetano, amministratore dei beni dei marchesi tedeschi. Insomma, se la passavano bene, non era... Nel 1913 viene mandato a studiare a Messina. Studia ragioneria all'Istituto Tecnico Iaci, dove conosce Salvatore Quasimodo. L'estate, tutte e due... uscivano per piazzare la merce o riscuotere i crediti, andavano a Cosenza, a Catanzaro, a Siracusa, a Catania. La Pira riscuoteva i crediti delle ditte e Quasimodo piazzava la merce. È un'amicizia che durerà nel tempo, anche quando uno sarà sindaco e l'altro poeta, premio Nobel nel 1959. Pur essendo in classi diverse hanno simpatizzato, tanto è vero che hanno fondato un giornale letterario, il nuovo giornale letterario di Messina. Si interessarono di futurismo, di nazionalismo, di fascismo, un po' tutto. Però in questo ambiente La Pira è diventato ateo. Venendo a Pozzallo d'estate insisteva che si togliesse il crocifisso dalle aule. Una crisi spirituale che si risolve con una conversione. Vivissimi ricordi mi turbinano, mi opprimono, mi fanno estasiare. La spiaggia è di un'immensità molto severa. Se tu mi vedessi assorto, vicino al mare, specie quando come ora c'è la luna, Dio mio, la vita com'è strana. È il ritorno e l'adesione vera e sincera al cattolicesimo nella Pasqua del 1924. E mia mamma allo zio Giorgino raccontava tutto, la famiglia, come andavamo noi, il lavoro di mio papà, e lui diceva: Peppina, non ti preoccupare, confida nel Signore, la provvidenza ti aiuterà. All'età di 13 anni sentì la vocazione e glielo confidai a lui in segreto. La mamma non lo sapeva perché aveva già sofferto il distacco dell'altra sorella. Tutto ciò che lui ha operato l'ha attinto nella preghiera. Giorgio La Pira nel 1925 diviene terziario domenicano con il nome di Fra Raimondo, prendendo i voti di povertà, obbedienza e castità. Nel 1926 si trasferisce a Firenze, dove, finiti gli studi di legge, 3 anni più tardi, diventa professore universitario di istituzioni di diritto romano. Si impegna nell'azione cattolica fiorentina e si lega profondamente all'arcivescovo di Firenze, il cardinale Elia Dalla Costa, da cui impara il gusto per le sacre scritture. La Bibbia diventa una chiave per analizzare il presente. Nello stesso periodo incontra altre figure carismatiche della Chiesa e della società fiorentina, come Monsignor Raffaele Bensi e Don Giulio Facibeni, fondatore dell'opera Madonnina del Grappa. Nel 1934, nella chiesa dell'Abbadia, istituisce la messa di San Procolo per l'assistenza spirituale e materiale dei poveri. Conosce anche Monsignor Giovan Battista Montini, che sarà papa con il nome di Paolo VI. La loro amicizia durerà sino alla morte. Sono gli anni del fascismo. Anche La Pira, come quasi tutti i professori universitari italiani, giura fedeltà al regime. Nel 1939 fonda e dirige la rivista Principi, è scritta in latino, ma non ci vuole molto a capire che è antifascista. Era un supplemento della rivista Vita Cristiana, ascetico-mistica, con lo scopo, lo dice il nome Principi, di indicare a noi, ai cattolici e a tutti, che la dottrina fascista e nazista relativa al razzismo e relativa alla guerra era strutturalmente anticristiana. Già nel 40 la rivista viene soppressa e il direttore costretto alla macchia. Si nasconde tra conventi e case di amici fiorentini, sino all'agosto del 44. La Pira rientra a Firenze e viene nominato presidente dell'ente comunale di assistenza, dove opera a favore dei concittadini ridotti in povertà dalla guerra. Nel 46 viene eletto deputato all'Assemblea Costituente. Certo, lui era uno studioso di diritto romano e quindi
riteneva di poter dare un apporto e lo dette. Noi abbiamo pensato che soltanto per questa via, difendendo i diritti individuali, i diritti sociali, specialmente il diritto al lavoro, e i diritti delle comunità, avremmo dato un volto definitivo alla nostra Costituzione. Nella seduta finale sulla Costituzione, la Pita fece la proposta di premettere in nome di Dio noi prendiamo queste decisioni. Ci fu un momento di difficoltà e ci fu un bellissimo intervento di Calamandrei, perché dice non mettiamoci a dividersi maggioranza e minoranza, chi è per il nome di Dio e chi non è per il nome di Dio, e invitò la Pira a ritirare. La Pira lo ritirò l'emendamento e ci fu una specie di processione, tutti andarono a stringere la mano alla Pira, tra cui l'ex primo ministro Nitti, cioè, camminava lentissimamente. Fu una conclusione bella in un certo senso. Il 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola può porre la sua firma in calce alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Era questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare. Eletto alla Camera dei Deputati, La Pira è sottosegretario al Ministero del Lavoro. Si distingue nel sostenere i lavoratori nelle gravi vertenze sindacali dell'Italia postbellica. In uno dei consigli nazionali ebbe anche un certo battibecco con De Gasperi. Nel 50, proprio per contrasti sul programma economico, si dimette dal governo. È lo stesso periodo in cui Dossetti rinuncia definitivamente alla vita politica e si ritira in convento. Da quel momento La Pira diventa, diciamo, un po' il corifeo di questo gruppo di giovani innovatori. Firenze 1951, elezioni amministrative. Chi nella DC può battere il sindaco uscente comunista? Fu incaricato più volte di incontrare La Pira per persuaderlo. La Pira accetta per una scelta che è sì politica ma anche culturale e religiosa. Però era, diciamo così, un democristiano atipico, perché come lui stesso diceva, io non ho la tessera di nessuno, l'unica tessera che ho è la tessera del battesimo. Le elezioni si tengono il 10 e l'11 giugno 1951. Io sono stato direttore del Giornale del Mattino dal 51 al 56 e ho appoggiato sempre la gestione che La Pira fece al Comune di Firenze. Il 5 luglio La Pira viene eletto per la prima volta sindaco di Firenze. Prende il posto di Mario Fabiani, che nei 4 anni precedenti era stato a capo di una giunta di sinistra. La legge elettorale consentiva alcune alleanze e dava alcuni premi a chi raggiungeva certi risultati. I grossi risultati di Firenze del 51 furono legati anche alla legge elettorale. Formò una squadra amministrativamente valida. Il 7 luglio ribadisce il suo programma. Dare a ogni fiorentino un lavoro, una casa, un luogo dove pregare. Le chiese erano l'unica cosa che c'era a Firenze, le case scarseggiavano molto. Alcune resistenze di interessi cittadini che sicuramente c'erano, preoccupazioni per il futuro, che non si affermasse una politica espropriatrice. Proprio nei primi mesi della sua esperienza di sindaco, si avvalse di una legge che era stata varata nel 1865, quando Firenze diventò capitale d'Italia. Questa legge era rimasta in vigore, nessuno l'aveva abolita e lui l'applicò. Quante requisizioni furono fatte? Ma circa una sessantina, tra ville e immobili più o meno grossi. Comunque in quell'epoca sistemammo circa 2.000 famiglie per 7.000 componenti circa. 19 ottobre 1953. La Gazzetta Ufficiale riporta la convocazione degli azionisti Pignone S.P.A. per deliberare sullo scioglimento della società e il licenziamento di tutto il personale dipendente. Il 20 ottobre il Giornale del Mattino titola: alla Pignone, situazione grave. Ci fu un progetto di smantellare queste fabbriche, di gettare sul lastrico 2.000 operai da una parte e 3.000 operai dall'altra. 21 ottobre, La Pira comunica a Fanfani che Marinotti vuol chiudere la Pignone. I conti del loro bilancio veramente portavano a una necessità di chiusura. Qui lavora il conte Franco Marinotti, il creatore della Snia Viscosa. Lavora e nelle ore libere dipinge. Io ho cominciato da giovane, 55 anni fa. Ho girato tutto il mondo. Ho conosciuto la psicologia
di molti popoli. 22 ottobre 1953, partono i primi 1750 licenziamenti. Marinotti rifiuta un incontro con il sindaco per impellenti impegni in Francia. In ogni paese ho dipinto. 23 ottobre, ritirato il passaporto a Marinotti su disposizione del ministro degli interni Fanfani. Fanfani, su richiesta di La Pira, fece questo gesto anche di, vorrei dire, di indipendenza dal mondo capitalistico. 24 ottobre, sciopero generale a Firenze. Marinotti si rivolge direttamente al primo ministro Pella. È convocato un incontro con parti sociali e proprietà, ma non viene trovato un accordo. 31 ottobre, è annunciato un altro sciopero generale e La Pira minaccia le dimissioni. Fanfani gli scrive parole di incoraggiamento. Caro Giorgio, le croci non si scelgono. Tu non puoi essere il sindaco delle giornate serene soltanto. Che cosa sogna il comune di Firenze? Che 1600 lavoratori restino al lavoro. Questo sogno è anche il mio. Vuoi lasciarmi solo a combattere? 16 novembre. La SNIA Viscosa scioglie la società Pignone. 17 novembre. Gli operai occupano la fabbrica e La Pira decide di raggiungerli. Quella è una cosa che ho seguito da cronista. E il sindaco andò fino alla fabbrica per dare la sua solidarietà, ma non solo la solidarietà. Disse, ma come? Era domenica, ricordo. Dice, possono 2000 operai che occupano la fabbrica restare senza la messa? No, allora bisogna trovare un parroco che vada a dire la messa per gli operai. Fu uno scandalo totale in Italia per quell'epoca. Anche l'amico Fanfani scrive parole durissime. Tu non ti rendi conto in quale situazione mi hai già messo. E in quale situazione mi metteresti ove tu continuassi nelle manifestazioni esterne che ti trasformano da sindaco in capo di agitazioni sindacali? Credo mio dovere di avvertirti, e Dio solo sa con quale sacrificio io faccia questo, che ove tu non rispettassi le norme suddette mi metteresti in condizione di prendere provvedimenti gravi di conseguenze per te, per la città di Firenze, per me, per la nazione italiana. 27 novembre, la città si stringe attorno al suo sindaco. Amintore caro, ma come? 2000 licenziamenti illegittimi? Tu come ministro dell'interno non mi incuti nessuna paura e non mi susciti neanche, perdona, speciale rispetto. Firenze organizza una colletta per i suoi operai. I negozianti chiudono per solidarietà. La città scende in piazza. 29 novembre, Fanfani ha finalmente buone notizie. A risolvere il caso Pignone potrebbe essere il presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Mattei, lo Spirito Santo mi ha detto che prenderai Pignone. 30 dicembre 1953, viene costituita la società Nuovo Pignone. Con il 60% azionista di maggioranza diviene l'ENI, attraverso la controllata AGIP. Credo sia stata una scelta formidabile, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista anche di espansione. Il ministro dell'industria della RAU, signor Sid Key, il quale è in Italia capo di una missione araba, si reca al Nuovo Pignone di Firenze. Gli fa da guida in questa visita il presidente dell'ENI, ingegner Mattei. Mattei presenta al ministro nigeriano il sindaco di Firenze, professor La Pira, che lo accoglie con la sua abituale esuberanza. Le intuizioni politiche profonde che sono alla base, diciamo, del salvataggio. C'è un rapporto organico fra lavoratore e fabbrica, questa è l'intuizione profonda di La Pira. E questa, diciamo, la sfida di La Pira contro un sistema che voleva uccidere una fabbrica senza alcuna verifica circa le potenzialità di questa classe operaia, di questo mondo di tecnici. Una grande vittoria per La Pira e Fanfani. Fanfani, accompagnato dal nuovo presidente dell'ENI, professor Boldrini, inaugura una nuova sezione dello stabilimento di Firenze. La Nuova Pignone, quando è stata privatizzata a metà degli anni 90, deteneva un contratto pluridecennale di manutenzione di tutto il sistema di estrazione e distribuzione del petrolio della Russia. Un valore economico e strategico incalcolabile. Il pane, e quindi il lavoro, è sacro. La casa è sacra. Non si tocca impunemente né l'uno né l'altra. Questo non è marxismo, è Vangelo. Le prime volte in cui ci riunimmo
in via Riberto a Milano, in casa Padovani, dall'ottobre 41. Si preparavano le elaborazioni di un futuro assetto dello Stato italiano e soprattutto di un'organizzazione futura dell'economia. All'eremo di Camaldoli, tra il 18 e il 24 luglio del 1943, si tiene una settimana di studi per discutere sulla dottrina sociale della Chiesa. Il testo conclusivo, in cui si sostengono i concetti di uno Stato democratico e impegnato nel campo economico e sociale, verrà conosciuto come il Codice di Camaldoli. Il Codice di Camaldoli è un testo fondamentale per riuscire a capire quello che era poi un indirizzo che gruppo di cattolici avrebbe preso nella vita politica dopo la liberazione. Per disegnare quel sistema di economia mista che permise all'Italia di diventare il quarto tra i 7 paesi più industrializzati del mondo. È l'Italia del boom, l'Italia di Amintore Fanfani. Aveva una grande ammirazione per la Pira. Per alcune cose la Pira era inquietante. La Pira, per esempio, sosteneva che se una cosa è giusta, uno la deve fare comunque, e questo benissimo come tesi, ma se una spesa è giusta, uno deve farla, ma se non hai i mezzi... Ma precedentemente c'era stato un comunista bravo, Mario Fabiani, che si vantava di avere portato i bilanci comunali in pareggio. Allora, il comunista portava i bilanci comunali in pareggio e il democratico cristiano li mandava in deficit. Lui ebbe degli attacchi feroci da tutta la destra economica, dal giornalismo ufficiale e anche difficoltà nel Partito della Democrazia Cristiana. Una sciocchezza, io sono responsabile di una sola cosa, di non aver fatto per la mia città i debiti che le altre città hanno fatto per il loro incremento. Grazie, sono un imbecille. Grazie. Ossia, è imbecille chi risparmia. Ma quali furono i risultati di questi debiti? In questo periodo Firenze rinasce. Si ricostruiscono i ponti distrutti dalla guerra, viene creata la centrale del latte, il nuovo teatro comunale, migliorano i servizi idrici, tranviari e della nettezza urbana. Lui fece le famose case minime, cioè che in 2 o 3 punti della città che dettero finalmente la casa a chi non ce l'aveva. La sua posizione spaccò anche la sinistra, quando si trattò di votare, alcuni votarono a favore. L'Isolotto nasce nel 1954, il 6 di novembre furono distribuiti i primi 1000 alloggi e chi venne ad abitare queste case? Erano meridionali in gran parte, immigrati, i neri di oggi, ecco, tanto per intendersi. È una città nuova, città satellite. Città satellite, veniva spesso all'Isolotto la Pira. E lui mi disse, costruite una città e fondatela sulla fratellanza, fondatela sulla solidarietà, fondatela sul superamento delle divisioni, tutte le divisioni di qualsiasi tipo. Il quartiere satellite dell'Isolotto è costruito con i finanziamenti stanziati per il piano Ina Case ideato da Fanfani. Un grande fatto urbanistico, culturale e politico. Il fenomeno di La Pira fu capito abbastanza bene dal PC. Sapevamo che era un democristiano atipico, aveva fatto parte della Costituente, era amico degli uomini di sinistra, non aveva nessuna preclusione nei confronti dei comunisti. Anche questo era estremamente importante e in questo era diverso da un tipo di quadro dirigente della Democrazia Cristiana. Avevo il dovere di garantire l'equilibrio del centro-sinistra nazionale. Quindi ero contro una politica che spingeva a un nuovo rapporto con il Partito Comunista. Questo deve essere chiarissimo. A un certo punto bisognava votare. Le mie convinzioni personali erano che sarebbe uscito un sindaco di sinistra. Fioretta Mazzei mi disse, ma Butini, lei fa dei discorsi, dice, ma perché non mette nel conto anche che c'è l'intervento della Madonnina? Io rimasi un po' perplesso, poi dovetti far forza alle mie responsabilità e dissi, guardi, dottoressa Mazzei, la Madonnina non voterà in Consiglio Comunale. E Lelio Lagorio, socialista, fu eletto sindaco. Quindi la Pira imputano a me la responsabilità di avere manovrato per la caduta di la Pira. No. Uscendo da Palazzo Vecchio praticamente si trovò senza potere, un uomo a piedi per le strade di Firenze. Questo fatto di non avere potere
La Pira non lo spiritualizzò. Secondo lui il potere ha un'importanza quando è un servizio. Forse è questo il motivo per cui La Pira accetta di ricandidarsi come deputato alle elezioni politiche del 72, riconquistare il potere e la visibilità necessaria a sostenere gli ideali per cui si è sempre battuto. La storia nel suo fondo, come gli oceani, è mossa da una tendenza irreversibile. E quella tendenza è la unificazione, in qualche maniera, della famiglia abramitica. Ora, quali sono i problemi del Medio Oriente, quali erano ieri e quali sono oggi? I tre stati che devono essere, che devono coesistere: lo Stato di Israele, lo Stato palestinese che va costituito, e gli stati arabi. I suoi obiettivi erano i poveri, erano la conversione della Russia ed erano la pace universale. Dice, ma lui credeva in queste cose, lavorava su questa prospettiva. Per ottenere questi risultati, che cosa faceva La Pira? Inventava Firenze. Per la prima volta vedemmo il sindaco di Mosca, il sindaco di Pechino. Apertura dei lavori nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Era la fantasia al potere, La Pira. Il sindaco La Pira pronuncia il discorso inaugurale. Era convinto che bisognava perseguire a tutti i costi una politica di pace. Nell'antico palazzo della Signoria si incontrano uomini i cui paesi sono anche nemici, francesi e algerini, arabi ed ebrei. I colloqui che fece tra palestinesi e israeliani, che nella prima edizione addirittura finirono assediate in senso materiale. La famiglia abramitica, una delle più vivide intuizioni di Giorgio La Pira. Una volta ne parlai con Nasser, lui mi diceva: lei perché sempre si riferisce ad Abramo? Ma perché lei è maomettano, arabo, e deriva da Abramo. Io sono cristiano e derivo da Abramo. Gli ebrei derivano da Abramo. È la medesima fonte, il senso stesso della storia. La Pira ebbe l'invito di restituire la visita che il sindaco di Mosca aveva fatto a Firenze, di restituirla a Mosca. Scelse come data la festa dell'Assunzione, il 15 agosto. L'aeroporto, il rappresentante del Soviet Supremo, gli dice: professore, domani dobbiamo andare al Cremlino a incontrare il Soviet Supremo. E lui disse: no, purtroppo domani non è possibile perché, essendo domenica, io devo andare a messa. Allora lo facciamo lunedì, questo incontro col Soviet Supremo. No, lunedì è il 15, il giorno per cui sono venuto. È una grande festa, l'Assunzione per noi cattolici, la Dormizione della Vergine per gli ortodossi, quindi non è possibile, devo andare in un santuario russo. Il terzo giorno andò al Soviet Supremo, ricordo ancora la frase che disse: signori, noi non siamo in due, eravamo in due e basta noi, perché siamo in quattro, perché ci abbiamo anche gli angeli custodi. E poi, dice, in questo momento io ho invitato tutte le suore di clausura esistenti nel mondo a pregare perché questo incontro dia frutti di pace. Dicevano i sovietici: certo, noi non è che capiamo molto, ma però sappiamo che lei è sincera, quindi la sincerità della sua fede religiosa e la forza con cui la esprime è una cosa che ci appassiona. Il 1 marzo 1961 è eletto sindaco per la terza volta alla guida di una delle prime giunte di centrosinistra. In questo periodo si realizzano grandi opere pubbliche e si vara il nuovo piano regolatore che salverà Firenze dalle speculazioni edilizie. Firenze è meta di pellegrinaggio per personalità di tutto il mondo. E se per la visita dello Scià di Persia il sindaco si schiera con gli studenti che manifestano contro le repressioni del regime di Teheran, per il re del Marocco apre le porte di Palazzo Vecchio. Era convinto che Fanfani dovesse diventare presidente della Repubblica per le sue visioni di politica internazionale, dialogo tra i blocchi, la politica della pace, la difficoltà di tenere insieme chi voleva Sarraj e chi voleva Fanfani a Firenze, si rovesciò anche sul Consiglio Comunale. Teneva molto a poter restare sindaco di Firenze. C'era da fare una scelta: o rimanere a Firenze e stare dietro a queste trattative per il rinnovo della giunta, oppure scegliere di andare ad Hanoi. Oh,
tutto ciò che è sottratto agli armamenti e devoluto ai paesi sottosviluppati è già un cammino. La Pira sceglie di andare da noi. Io facevo in maniera molto riservata. Questo era anche, diciamo, un consiglio e quasi direi un obbligo che gli imponeva il suo amico Fanfani. Mi disse: bisogna andare nel Vietnam. E io pensavo che immaginasse che qualcuno andasse nel Vietnam. Pochi giorni dopo, 18 o 19, fui eletto presidente dell'ONU alla 20ª assemblea. Qui le Nazioni Unite, New York. Dopo un viaggio avventuroso, la Pira e il Primicerio raggiungono ai primi di novembre la capitale del Nord Vietnam, Hanoi. Quando la delegazione ci venne a ricevere con tutti gli onori, discutiamo un poco il vostro programma. E la Pira disse: guardi, la prima cosa con cui deve cominciare la mia giornata domani è la Santa Messa. E poi una settimana di colloqui ad Hanoi. Una serie di colloqui, sempre a livelli più alti, in qualche modo il professore diceva: qui ci stanno facendo l'esame. Quando una mattina ci venne a prendere il nostro accompagnatore e ci portò immediatamente al Palazzo Presidenziale. Mi disse Ho Chi Minh: professore, guardi, si cessino i bombardamenti, due, riconoscano l'FLN, tre, applichino Ginevra 54, quarto, dichiarino che si ritirano, quinto, però nel frattempo iniziamo i negoziati. Io a quel tempo avevo 25 anni e naturalmente il suggerimento dato dallo stesso Ho Chi Minh è che il tramite di questa notizia fosse il presidente Fanfani. Dal Vietnam non partiva e Ho Chi Minh gli disse: ma lei quando parte? E la Pira disse: quando lei mi dà i soldi per tornare indietro, non ne ho più. E Ho Chi Minh gli comprò il biglietto. Il 7 gennaio 1973 a Parigi la delegazione americana e quella nordvietnamita si incontrano per firmare finalmente un trattato di pace. Se tutto questo si fosse verificato, 7 anni non sarebbero stati persi, tristamente, perché sono morti 50.000 americani. C'è stata una spesa di non meno di 300 miliardi di dollari, pare. Sono un popolo è stato duramente sottoposto a martirio, perché pare che di vittime, secondo i dati americani, sono per un verso o per l'altro circa 3 milioni. Perché tutto questo? La Pira in questi 7 anni non abbandona la sua battaglia per la pace in Vietnam, così come continua ad occuparsi dei suoi concittadini che, sempre numerosi, frequentano Palazzo Vecchio. Una data, 5 novembre 1977, sabato. E lui aveva già scritto, già nel 1942, parlando della sua morte: quando il Signore mi chiamerà in quel sabato senza vesperi che non conosce tramonto. Fu esposto per 3 giorni a San Marco. Vennero sacerdoti da tutta Italia a dire una messa dopo l'altra, una messa dopo l'altra. Quest'uomo disteso lì sorridente, come era sempre stato. Si presentò un nero, bello, aitante, con uno scettro nella mano. Si avvicinò alla balaustra dell'altare e cantò Alleluia, un Alleluia straordinario. Io francamente non è che ricordo moltissimo, anche perché era un momento di grande commozione per noi naturalmente. Il funerale fu qualche cosa di imponente, si mobilitò il mondo. Questa folla a perdita d'occhio in qualunque momento, in tutta la città di fatto. Tra i tanti anche gli operai della Nuova Pignone, la fabbrica per cui aveva combattuto negli anni 50. A me ricordò con emozione l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, un popolo in festa per salutare questo suo
ex sindaco, perché non era più nessuno, insomma. Nessuno è andato perché ci doveva andare. I fiorentini sono persone un po' difficili, ma tutti applaudivano con gioia. In genere in queste occasioni si dice c'è tutta la città. C'era veramente tutta la città. Tutto il sistema politico italiano era presente ai funerali. Non salgono quelle grandi cose di massa, spariva una parte della città, insomma, un personaggio che era stato corpo e sangue con la città sicuramente, su questo non si può assolutamente negare. Io ancora mi commuovo quando penso a questo momento. Giorgio La Pira è sepolto nel cimitero di Rifredi, di fronte alla fabbrica del Nuovo Pignone. Vicino riposano Don Facibeni e Fioretta Mazzei, davanti una fiaccola con la scritta Pax, Salam, Shalom.